Vorrei soltanto ribadire, dopo averlo già anticipato su Instagram, che da questo weekend, con tutta probabilità, inizieranno le live. Non ho idea se le farò di sabato o di domenica, non ho idea l'orario a cui le farò, vi farò sapere tutto tramite Instagram. La prima sarà su YouTube, probabilmente, mentre dalla seconda in poi saranno sempre, salvo eventuali complicazioni, su Twitch. Visto che su Twitch mi seguite tipo in 3 o 4, nel caso voleste già iniziare a followare il mio canale, vi lascio ovviamente il link diretto in descrizione. Seguitemi lì. Seguitemi su Instagram, seguitemi su Telegram, seguitemi quando vado a correre al parco. Sono... non puzzo. Ma magari un pochino, però il giusto. Va bene. Questo lo sto registrando alla fine del video, quindi io non ho altro da dire. Buona visione. Lo dicevo fin dall'inizio che questo video l'avrei fatto, quindi finalmente eccoci qua. Oggi vedremo come gestire in modo vagamente sensato ed efficiente quei pochi soldi che abbiamo. Questa rubrica è probabilmente dedicata a un pubblico un pochino più giovane del solito, visto che io mi ricordo che alle superiori non ho imparato nulla, ma proprio nulla, sulla gestione patrimoniale, quindi su cosa devo farmene dei soldi. Mi ricordo anche che il primo mese che ho ricevuto il mio meraviglioso stipendio sono rimasto un po' interdetto guardando i soldi che avevo sul conto corrente e dicevo ma... cioè, oh, e vabbè, però... mo? Quindi andando con ordine, in questo video vedrete sostanzialmente le cose che si possono fare con i soldi che si hanno, mentre dal prossimo episodio, se dovessi vedere che la rubrica vi piace, porterò i miei investimenti finanziari nel dettaglio e vi mostrerò ovviamente anche le mie posizioni, quindi i numeri, giusto per avere un confronto diretto e per darvi dei numeri che siano un pochino più concreti per un ragazzo che ha iniziato comunque da poco a lavorare e che non c'ha una lira, fondamentalmente. Bene, per cominciare utilizzeremo il caso più semplice e generale che ci sia, e fondamentalmente anche il più frequente. Lavoro dipendente. Il giorno del mese in cui ci arriva lo stipendio, per me è il 15 di ogni mese, il grano diventa nostro, quindi dobbiamo solo decidere come gestirlo. Ecco, per rendere tutto più chiaro, io dividerei le cose che si possono fare con il denaro in tre macro sezioni, dalle quali si dirameranno poi tutte le varie possibilità. Spese, risparmi e investimenti. Entrando un pochino più nel dettaglio, possiamo dire che le spese si dividono in fisse, quindi ricorrenti ogni mese che dobbiamo affrontare e sostenere tutti i mesi, e spese per gli extra, quindi magari per la vita sociale, per quelle cose che ci servono solo una volta. Anche queste sono importanti. Io le definirei egualmente importanti, vedremo dopo il perché. Su questa falsa riga anche i risparmi si possono dividere in ricorrenti e una tantum. Pensate a quelle applicazioni che vanno tanto di moda adesso che vi dicono destina 5 euro a settimana in un fondo di risparmio, può non fare la differenza adesso. Ma vedrai tra un mese. No, non mi piacciono, ve lo dico già. Oppure possono essere una tantum, per esempio, oh, questo mese ho fatto straordinario, ho guadagnato 100 euro in più, questi 100 euro li metto in un fondo di risparmio. Ultimo, ma decisamente non per importanza, investimenti. Ecco, quest'ultima sezione si potrebbe suddividere a sua volta secondo una marea di parametri, ma in questo momento non ha senso entrare in tecnicismi particolari. Sostanzialmente io divido gli investimenti secondo due parametri preliminari: orizzonte temporale, fattore di rischio. Anche questo lo vedremo più avanti. Ora, per quanto riguarda il mio stipendio, io non credo di potervi dire esattamente quanto guadagno così pubblicamente, quindi prenderò un numero che sia comodo per i nostri calcoli successivi. Fingiamo che io guadagni 1200 euro al mese. E non i 40.000 che guadagno veramente perché sono ricco. Vivo ancora con i miei, non ho affitti o bollette da pagare, non ho particolari spese ricorrenti per l'alimentazione, quindi le mie spese fisse sono particolarmente limitate. Si tratta sostanzialmente di assicurazione e bollo della macchina, assicurazione e bollo della moto, Amazon Prime, bolletta del telefono e benzina. C'è una bestia dietro di me. Ho sentito il rumore. C'è una creatura. Vado a ucciderla. Nota bene, ho detto vespa perché è una vespa, non è un'ape. Quindi posso ucciderla. Oddio, è brutta! Oh! Fatality. Ha! Ecco, sì, non ho particolari fobie io, non ho paura in modo così compulsivo praticamente di niente, ma delle vespe sì. Quindi sono molto più terrorizzato della vespa killer che arriva dalla Cina piuttosto che il virus. Ecco, questi 175 euro del mio stipendio io non li voglio neanche vedere, non li voglio neanche considerare come parte integrante di quello che guadagno, perché tutti i mesi, come mi entrano, mi escono, quindi è inutile farci affidamento. Abbondiamo pure a 200 e li leviamo subito dai conti. Quindi il mio stipendio adesso, quello che ho a disposizione, è di 1000 euro. Ora, preparatevi perché quello che sto per dire potrebbe anche spiazzare qualcuno di voi. Io tra risparmi e investimenti reputo molto ma molto più utili ed efficaci gli investimenti, al punto che io non ho neanche una quota fissa mensile che dedico ai risparmi.
Anzi, vi dirò di più, un investimento a basso o addirittura a bassissimo rischio, per me, non è un investimento, è un risparmio. Ma andiamo avanti per ora. Abbiamo detto che siamo arrivati a 1000 euro da gestire tra spese extra, risparmi e investimenti. Ecco, grosso modo due terzi della reale cifra che io ho a disposizione viene destinata immediatamente e totalmente ad investimenti, che approfondiremo nel prossimo video. Quindi la restante parte, diciamo pure 300 euro, è destinata alle spese extra, quindi quello che riguarda uscire con gli amici, uscire con la fidanzata, tutto questo genere di interazioni sociali e anche tutte quelle cose che mi servono o che semplicemente voglio senza averne veramente bisogno. Ecco, qui però urge una spiegazione e una precisazione importantissime. Non è che io tutti i mesi sono obbligato a spendere tre piotte per uscire con gli amici o per comprare le cose che non mi serviranno mai. Questi 300 euro sono una sorta di tetto massimo, quindi quando non li raggiungo, quindi sostanzialmente quasi sempre, tutto quello che avanza da questa cifra rimane sul conto corrente. E questi cosa sono se non veri e propri risparmi? Vi faccio un esempio decisamente più pratico e attuale. Siamo in quarantena da un paio di mesi e in questi 60 giorni, negli ultimi due mesi passati, non sono mai uscito con gli amici, non ho mai speso niente per le interazioni sociali. Quindi che soldi posso aver speso? Ho comprato la fisica dei supereroi di Cacalios, accorgendomi solo dopo che l'ho comprata in inglese. Ho comprato dei pennarelli per la lavagna, ho fatto la spesa un paio di volte, avrò speso sì o no 100 euro in due mesi. Quindi diciamo che della quota di 300, 250 euro al mese sono avanzati. Questi 250 euro che fine hanno fatto? Li ho bruciati perché mi pesava averli nel conto corrente perché non rispettavano le mie scelte? Ma chi lo farebbe? Andiamo. E sono sul conto corrente, sono lì. Sono diventati a tutti gli effetti dei risparmi. Per questo io non ho bisogno, non sento la necessità di dedicare mensilmente una quota ai risparmi. Bene, io so che vi piacerebbe approfondire la quota degli investimenti da subito, però è un discorso molto ampio e molto complesso, quindi vorrei farlo in un video dedicato in cui vi parlerò delle principali due piattaforme che utilizzo io. Non faccio trading, lo ridico per l'ennesima volta, sono piattaforme di investimento che vi racconterò appunto nella prossima puntata. Questo video mi serve anche un po' come apripista di questa serie e mi serve sostanzialmente per capire se il pubblico che ho in questo momento possa essere interessato anche a questo tipo di argomenti, visto che magari qualcuno ha iniziato a seguirmi per la fisica e dice: cosa c'entra? Io reputo questo argomento molto interessante per me, ma potenzialmente importante anche per chi mi segue, perché so che il mio pubblico comunque ha un'età media piuttosto giovane e quindi so che è difficile iniziare ad interfacciarsi con delle cifre che non si hanno mai avuto fino a 18-20 anni. Allo stesso tempo, nel momento in cui avete qualcuno di così affascinante e competente che vi spiega queste cose, perché sprecarle? Fatemi sapere cosa ne pensate. Mi sembra un po' corto questo video, però. Vabbè, ho finito.